Oggi è la festa degli innamorati, questo si sa, in pochi però sono a conoscenza che a Pistoia, nella chiesa di Sant'Ignazio, è custodita una reliquia di San Valentino. Lo scopriremo insieme fra poco. Scatta l'obbligo del Super Green Pass per gli ultra cinquantenni. Da domani chi non lo possiede non potrà entrare al lavoro. Al momento è difficile fare una valutazione sull'impatto di questo nuovo provvedimento. La Domenica Sportiva ha messo in evidenza le buone prestazioni delle maggiori squadre della provincia, anche se non sono arrivati i successi sperati. La Giorgio Tesi è stata sconfitta di misura da Udine, mentre la Pistoiese ha conquistato un buon pareggio contro il Siena. Buon pomeriggio a tutti, buon San Valentino, tutti sanno della festa di oggi, ma molti, io per primo, non sanno che a Pistoia è custodita, in una chiesa di Pistoia è custodita una reliquia del santo. Il martirio è un fatto di amore a Cristo, e quindi ricorda a coloro che si amano che l'amore non è fatto soltanto di belle parole e di lodevoli sentimenti, ma soprattutto di scelte che alle volte costano care. È il messaggio che arriva da Pistoia a tutti coloro che si vogliono bene nel giorno dedicato a San Valentino, patrono degli innamorati. Dalla chiesa di Sant'Ignazio, nel centro storico della città, lontano dalle luci puntate su regali o fiori che vengono abitualmente scambiati in occasione della ricorrenza, ogni 14 febbraio il pensiero va tutto alla figura del santo martire del III secolo, di cui in occasione della celebrazione della messa del mattino è esposta una reliquia contenuta in un astuccio a forma di braccio. Sono reliquie che vengono conservate qui dal 600, quindi il reliquiario è antico. Ce ne sono sei uguali a forma di braccio. Quindi la reliquia evidentemente viene dal braccio. Queste reliquie erano conosciute, ma stavano negli armadi della sagrestia. Quello che abbiamo fatto, abbiamo tirate fuori e abbiamo ritenuto opportuno esporle alla venerazione della gente. Per due motivi: prima di tutto perché si tratta di ricchezze che appartengono alla Chiesa e che quindi non è giusto tenere nascoste, ma poi anche perché sono una testimonianza della devozione che c'è stata nei secoli verso i martiri e che è bene ricordare in un momento in cui la Chiesa anche oggi viene perseguitata come agli inizi, anzi molto di più, e quindi questo fatto qui di questo ricordo dei martiri ci fortifica in questa decisione di voler seguitare su questa strada, cioè la strada della fedeltà a Cristo, costi quello che costi. Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito. Da domani scatta l'obbligo di Super Green Pass per gli over 50 per recarsi nel luogo di lavoro. Senza il Super Green Pass, da martedì 15 febbraio i lavoratori over 50, sia del pubblico che del privato, non potranno entrare al lavoro. L'obbligo del certificato verde di fatto estende quello già in vigore per alcune categorie come sanità, scuola e sicurezza. Se privi del Green Pass rafforzato o di un certificato di esenzione, quindi, i lavoratori non potranno entrare negli uffici e nelle proprie aziende. Per chi non si adeguerà c'è il rischio sospensione, senza stipendio, sino alla presentazione del certificato ed una sanzione che può arrivare a 1.500 euro. Al momento, spiega Confcommercio Pistoia, non si possono fare precise previsioni sulla ricaduta della misura sulle imprese. Nell'ambito degli uffici, in associazione, non stanno arrivando preoccupazioni da parte degli imprenditori rispetto a questa nuova misura. Quindi, diciamo, è un elemento che dovremmo valutare, insomma, dal giorno dell'applicazione per capire meglio qual è la ricaduta. Certo è che l'andamento del contagio, insomma l'evoluzione della pandemia, a noi fa più pensare a cominciare a prendere in considerazione iniziative di regolamentazioni che tendono un po' a ridurre l'impatto. Ecco, l'economia ha pagato, sta pagando oggi, insomma, se c'è necessità delle risorse umane nell'ambito delle aziende, come c'è, va valutato bene se ancora siamo nella condizione di poterle negarle a sistemi commerciali, di servizi e produttivi. A proposito di pandemia, un po' di numeri che riguardano intanto la Toscana, ma poi nel dettaglio ci entreremo stasera.
diminuiscono i nuovi positivi, ma come sempre dopo il weekend diminuiscono e di molto anche i test effettuati. I malati in isolamento sono 1.193 più 3, quelli in terapia intensiva più 485 in totale. Purtroppo restano alti i decessi, 29 in regione, 2 quelli constatati dalle autorità sanitarie regionali in provincia di Pistoia. Un po' di cronaca: i carabinieri della compagnia di Pistoia hanno intensificato servizi notturni preventivi sul territorio. Durante l'ultimo fine settimana, in particolare nella serata tra sabato e domenica, sono state dispiegate numerose pattuglie a presidio di un'area che comprendeva i comuni di Pistoia, Quarra, Tagliana e Montale. Previsti anche controlli particolari nei luoghi di aggregazione dei giovani per prevenire fenomeni di mala movida come risse e aggressioni. I militari hanno così verificato oltre 160 persone, 80 veicoli, 8 esercizi pubblici e sale scommesse, elevando 4 contravvenzioni per violazioni alle norme di contenimento al Covid. Sul fronte della polizia giudiziaria invece sono stati eseguiti 2 arresti nei confronti di 2 cittadini marocchini per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, denunciato un soggetto pregiudicato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente tipo hashish, denunciate 4 persone, di cui 3 minori, per una rissa avvenuta presso la stazione di Montale, denunciato un pregiudicato per evasione dai domiciliari. Nell'ambito di mirati controlli nel settore delle sale giochi e scommesse, gli agenti della squadra amministrativa della Questura di Pistoia hanno effettuato degli accertamenti in diversi esercizi cittadini. In uno è stata verificata la presenza di un minore 17enne intento a utilizzare uno strumento elettronico da gioco. Per questo la polizia ha emesso una contravvenzione che va da 5 a 20.000 euro e la sanzione accessoria della sospensione delle attività da 10 a 30 giorni, che verrà comminata dalla competente amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Qualora si fosse trattato di un minore di anni 16, questo aveva 17 anni, sarebbe scattata anche la denuncia penale. Nuovo bando per alloggi di edilizia residenziale pubblica. Secondo il SUNIA, il sindacato inquilini, che ha attivato un servizio di consulenza per la compilazione delle domande, le case disponibili sono inferiori al reale bisogno. Vista anche la fase, diciamo, post pandemica, crediamo che occorra mettere in campo tutte le iniziative possibili per aumentare il numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica, appunto, da destinare ai richiedenti che faranno domanda in questi giorni. È la posizione del SUNIA di Pistoia, il sindacato unitario inquilini ed assegnatari, sul tema degli alloggi popolari, per la cui assegnazione è stato emanato un nuovo bando. La scadenza per la presentazione delle domande è il 31 marzo prossimo. Secondo l'ultimo dato regionale, sono poco meno di 800 gli alloggi assegnati in Toscana nel 2020, con il pistoiese quinta tra le zone della regione dove sono previsti 69 le case assegnate tra locazioni ordinarie, che rappresentano la stragrande maggioranza, e di emergenza abitativa le restanti. Una disponibilità sia complessiva che locale in diminuzione rispetto al passato. Qui abbiamo un problema sicuramente di un numero insufficiente di alloggi per rispondere all'emergenza attuale, e dall'altro anche un problema legato alle manutenzioni, che speriamo anche con i fondi del PNRR che sono, diciamo, arrivati nella nostra provincia, nel nostro comune, che si possa dare anche in quell'ambito risposte all'altezza per migliorare la qualità dell'immobile e la qualità della vita degli assegnatari. In vista del bando, il sindacato così ha avviato un servizio per la compilazione delle domande. Per l'occasione, oltre ad incontri su prenotazioni, il SUNI ha annunciato 3 open day dedicati nelle mattine del 25 febbraio, 11 marzo e 25 marzo, dalle 10 alle 13, presso la propria sede di via Puccini a Pistoia. Diamo il servizio, che è un servizio che non si esaurisce con la presentazione della domanda, ma accompagniamo il cittadino in tutte le fasi della procedura, perché le seguiremo quando uscirà la graduatoria provvisoria per fare ricorsi, e quindi daremo un'assistenza completa, cioè dall'inizio alla fine della pratica. Quindi per venire nelle nostre sedi occorre fissare un appuntamento chiamando al numero fisso o mandando un'email alla nostra mail sunia.pistoia@sunia.it. Da Italia Nostra arriva una proposta per il rifacimento del parco e delle ville Sbertoli.
L'Unione Europea, con il supporto del Ministero della Cultura e nell'ambito del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha indetto un bando per progetti di restauro, manutenzione e valorizzazione di parchi e giardini di interesse culturale. In quest'ottica arriva l'appello di Italia Nostra per non svendere un complesso di interesse storico, architettonico e paesaggistico. Il complesso delle Ville Sbertoli è un complesso importantissimo per la città di Pistoia, che si estende per circa 7 ettari e contiene al suo interno, oltre a un giardino all'italiana e una parte a parco bosco, anche degli immobili di importantissimo valore architettonico, fra cui tre ville. La più importante è Villa Tanzi, quella che vediamo anche dalla città. Nel 1868 Agostino Sbertoli lo acquistò per crearvi una casa di cura che ebbe una rilevanza addirittura europea. L'ASL ha riacquistato l'intero complesso e da oggi si trova in uno stato di abbandono. Quelle aree che sono adibite o possono essere adibite a verde pubblico attraverso la fruizione di percorsi ciclopedonali, percorsi che possono collegare Ville Sbertoli a Villon Puccini, all'area del Ceppo, un disegno organico, tutti gli stakeholders che hanno finalità pubbliche interessate verso questa progettualità. Se non ora, quando? Il contributo è di 2 milioni a fondo perduto, non è un grande contributo, però nel nostro caso delle Ville Sbertoli si suggerisce all'ASL di partecipare attraverso un progetto di recupero delle aree verdi alla selezione per poter acquisire il finanziamento europeo, i 2 milioni a fondo perduto. Addirittura sono previsti degli appartamenti, una cinquantina di appartamenti, cioè sono destinazioni che hanno sono poco in relazione con lo spirito sanitario, lo spirito ambientale paesaggistico dell'area. Abbiamo questa straordinaria occasione, allora noi sollecitiamo la proprietà affinché la proprietà resti pubblica a disposizione della città. Un po' di sport, ieri sono stati due incontri interessanti, importanti. Nel basket la Giorgio Tesi Group è stata battuta da Udine nello scontro al vertice, due prime della classe, battuta ma di misura, una bella partita comunque equilibrata, emozionante, forse non bella da un punto di vista dello spettacolo. La Pistoiese ha affrontato il Siena in casa e ha ottenuto un prezioso punticino. Un bel derby quello andato in scena al Marcello Melani nella 26esima giornata del campionato di Serie C. Pistoiese e Siena si sono divise la posta in palio 1-1. Tutto si è deciso nel primo tempo con il vantaggio dei bianconeri con bianchi e la risposta arancione con Pertica. Ma la sfida ha riservato anche e soprattutto nella ripresa diverse belle occasioni da entrambe le parti, questo fino al triplice fischio. Per la squadra di mister Alessandrini quindi un punto che dà continuità, anche se la classifica non cambia, arancioni sempre ultimi. Il segnale positivo lo dà la prestazione contro una delle squadre che vive un buon momento di forma in piena zona playoff. Tutto dopo pochi minuti, siamo andati in svantaggio, perciò un'altra nota di merito è stata la reazione, aver saputo pareggiare, magari qualche domenica fa questo non succedeva, perciò significa che i ragazzi stanno crescendo in fiducia. Poi nel secondo tempo abbiamo avuto anche diverse occasioni, certamente concedendo anche qualcosa agli avversari, che, torno a ripetere, è un avversario di qualità, di grande qualità per la categoria, perciò insomma è stato un derby che penso sotto l'aspetto delle situazioni abbia stimolato i tifosi e anche noi giocatori. L'atteggiamento è stato quello giusto, ci siamo adeguati, ci siamo sacrificati e probabilmente non abbiamo raccolto quel qualcosina in più che ci poteva stare, però tutto sommato abbiamo sempre detto che dare continuità ai risultati è la cosa più importante. E chissà che una bella spinta non l'abbia data anche il tifo tornato allo stadio. Una bella cornice arancione che può sicuramente aiutare la squadra in questa corsa in salita verso la salvezza. Noi dobbiamo saperci conquistare la stima e la fiducia della nostra tifoseria. Ha fatto enormemente piacere vedere che i ragazzi sono stati applauditi. Significa, al di là della partita, che magari probabilmente non è stata la stessa di Ancona, quello che gli chiedo un po' io ai ragazzi di mettere cuore, di dimostrare di essere una squadra, di lottare su ogni pallone per cercare
di venire fuori da questa situazione, perciò significa che i tifosi hanno apprezzato l'atteggiamento avuto in campo. Messa subito in archivio questa gara, mercoledì di nuovo in campo per la Pistoiese, trasferta a Teramo. Torna al premio Fedeltà allo Sport, ideato e organizzato da Valternieri. L'evento si svolgerà lunedì 6 giugno all'Hotel Country Club di Gragnano Capannori. Nell'occasione alcuni grandi campioni dello sport riceveranno la spinge d'oro coniata dall'artista lucchese Giampaolo Bianchi. Dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia, quindi torna una manifestazione che dal 1997 mette in vetrina alcuni dei personaggi che hanno fatto la storia sia a livello italiano che mondiale. Fra i primi grandi nomi che hanno già assicurato la partecipazione a questa 23esima edizione ci sono gli ex campioni di ciclismo Gianni Bugno, due volte iridato, e Claudio e il Diablo Chiappucci, e l'ex bandiera dell'Inter Riccardo Ferri. Nell'edizione di quest'anno saranno anche ricordati i 37 anni di professionismo di Ivano Fanini, uno fra i dirigenti di ciclismo più conosciuti al mondo. Previsti riconoscimenti per lo sport locale con premiazioni a diversi rappresentanti di calcio, basket, volley e discipline motoristiche. Una particolare attenzione sarà rivolta al basket Le Mura di Lucca, Serie 1 femminile, l'unica squadra lucchese ad aver vinto uno scudetto. È tutto per questa edizione. Vi lascio, a proposito di sport, alla partita fra Dani Quarrata e Irons Montecatini, Serie C Gold, e poi Amapola, per rivivere attraverso i nostri servizi, le interviste, le immagini di qualche anno fa, un po' di storia del territorio pistoiese. Noi torniamo alle 19 come sempre stasera.